Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Senti che c'è musica nuova. Allora, benvenuta a una nuova puntata, abbiamo ospite una giovane cantautrice, disco di debutto, Cami Belle, e a questo punto, per chi non ti conosce, ma poi nel tempo ti conosceranno in tanti, come descrivi chi è Cami Belle per chi non ti conosce? Allora, Cami Belle è una ragazza marchigiana, appassionata di musica da sempre, soprattutto innamorata del canto. E fin da quando ero piccolina ascoltavo la radio a casa mia incantata tutto il giorno. Ho avuto la fortuna di crescere comunque in un ambiente con persone appassionate di musica e ascoltavamo tutti i generi, dal pop, il rock, il soul, il blues, e quindi ho potuto avere modo di appassionarmi a tutti i generi. Poi ho iniziato a cantare da adolescente e a prendere lezioni di canto sul serio, altrimenti semplicemente ero io che improvvisavo a casa le canzoni e che comunque amavo cantare da sempre, quindi lo facevo tutto il giorno e tuttora lo faccio sempre. E poi ho iniziato professionalmente, insomma, a prenderci mano, a fare concorsi e a iniziare a costruire qualche progetto locale. E è capitata questa bella occasione con questo ragazzo, Emanuele Parati, che è appunto un compositore, un produttore di Crema, e mi ha mandato un po' dei suoi lavori, abbiamo iniziato a collaborare insieme, e l'inizio però era solo per una canzone. Poi abbiamo detto proviamo a lavorare insieme, perché comunque le idee erano simili, gusti anche, abbiamo iniziato a scrivere. E fino a fare un EP di 4 brani per me, che sarà appunto quello che uscirà adesso in autunno, il primo tempo possibile. E intanto abbiamo fatto uscire il primo singolo, e qui sono molto emozionata. È un brano pop, funk, italiano, una hit estiva, insomma. Volevo creare un brano che fosse energico, frizzante, per far divertire le persone, farle ballare. Che comunque è quello che bisogna fare d'estate, no? Godersi la vita il più possibile. E niente, questo per me, questo, ecco, questo EP che uscirà in autunno è un primo passo verso la porta, come si dice, un primo passo per farmi conoscere, per dire guarda, ci sono io, chi è questa giovane ragazza, no? Quello che ho da offrire. E quindi per quello è stato anche un gioco, perché sono 4 brani. E sono 4 generi diversi, proprio perché c'è questa voglia di giocare, di sperimentare e farmi conoscere. Quindi non c'è un genere preferito, proprio perché volevo farmi conoscere delle diverse sfaccettature, no? Della mia personalità, del mio animo. C'era anche che le persone avessero un'idea, mi conoscessero, e vedere anche come reagivano loro con le mie canzoni, se magari trovavano delle affinità anche loro nelle mie parole e così in genere, insomma. È emozionante perché questa è la prima volta che, oltre a cantare e ad interpretare, sono anche autrice dei brani che canto, quindi è proprio per me è un momento completo e molto emozionante. A questo punto parliamo del primo singolo che presenti. Allora, la battuta viene spontanea. Da chi nasce l'idea? Quando nasce questa idea? E soprattutto, come si sviluppa questa idea? Lo so, è un gioco molto carino. Infatti, anche i musicisti che conosco mi fanno sempre la battutina, però è bello come titolo, mi piace. L'idea è nata spontaneamente.
Stavo ascoltando un po' di tracce musicali e nel frattempo cominciavano a venirmi le parole in testa, ho iniziato a buttarle giù, a registrarmi come faccio di solito, e proprio perché avevo in testa questo che volevo scrivere un brano fosse così energico, ballabile, stavo pensando come farlo, mi sono lasciata ispirare da un po' di musiche che sentivo e facevo avanti e indietro con le registrazioni, le mandavo Emanuele, dicevo cosa ne pensi? Dicevo sì, continuo su questa cosa. Era un continuo ritornare su questa idea che però appunto era già come partita, era già abbastanza sviluppata e sicuramente volevo musiche comunque con sintetizzatori anni 80, volevo comunque un bel groove a questa canzone. È nata, ispirata comunque a inizi le esperienze, magari nuovi amori, a quel periodo che senti quando c'è qualcosa di nuovo che vuoi portare avanti e che hai quel senso di coraggio, no? Che vuoi intraprendere qualche cosa di nuovo e soprattutto lasciarsi andare, vivere la vita senza troppe preoccupazioni e niente, un brano fresco, energico, questa era l'idea dietro la canzone, che comunque non aveva altro titolo se non questo, che mi suonava perfettamente per questa canzone. E invece l'idea della copertina a chi nasce con questa copertina, in fondo semplice, ma nello stesso tempo un po' elegante, con te di spalle, poi in realtà. Sì, questa è stata. Cioè, è nata così per caso in realtà. Ero a Como per il compleanno di una mia amica e durante questa notte così di festeggiamenti sono fatte anche delle foto. C'erano dei bellissimi momenti, un attimo, un po' poetici, in cui stavamo appunto a bordo piscina, quelle serate in cui parli per ore, no, di tutto e di più. E dopo ci ha legato la copertina d'idea, perché comunque era la cosa che più mi sembrava che fosse cucita addosso quella canzone. In questo in realtà. E invece, parlando nei tuoi testi, come le pensieri, tu hai citato pensieri e parole ruotano, citando la canzone di un altro cantante autore italiano, ma precisa è più longeva, più descrittiva, molto descrittiva, oppure un po' più sintetica, come nell'inglese, dove in fondo le parole sono un po' più limitate, ma esprimono tanto nel fondo. Allora, nella vita io sono molto descrittiva, mi piace molto parlare e c'è chi dice che sono anche un po' prolissa forse, ma mi piace descrivere tutto nei dettagli, quindi adoro la lingua italiana proprio per quello, per la poesia che incarna in se stessa, per le tante sfaccettature con cui si possono descrivere tante cose. Però sono anche appunto studiato le lingue, quindi l'inglese è letterale, quello che preferisco in assoluto, lo uso ovviamente, lo parlo fluentemente, quindi in realtà convivono un po' queste due identità dentro di me, perché scrivo bene anche in inglese, infatti l'EP conterrà due canzoni in italiano e due in inglese, proprio perché per me non posso non integrarne questo aspetto della mia vita. Mi viene comodo anche appunto scrivere in inglese con l'ascolto dei tanti artisti che amo nella vita, che sono appunto inglesi o americani, quindi cerco di conciliare un po' queste cose, perché a volte vorrei essere più descrittiva possibile, ma mi rendo conto che nel linguaggio musicale a volte meno è meglio, nel senso less is more, perché è più efficace a volte rimanere, no, più sintetici, con un'aria di mistero, poi anche perché spiegare tutto tutto in una canzone a volte non è possibile ed è bello anche lasciare a interpretazione del pubblico. C'è qualche artista un pochettino che ti porti dietro involontariamente, che non è che hai rubato, ma hai fatto tuo un pochettino quel modo di lavorare, un pochettino il modo di cantare, involontariamente un pochettino hai adattato alle tue caratteristiche e poi nel tempo hai modificato e perfezionato, cioè. Oddio, ci sono tanti artisti che ho amato e che mi influenzano tuttora, che volendo o non volendo, come hai detto tu, posso
aver formato il mio modo di cantare, che magari non mi rendo neanche conto, però in Italia sicuramente c'è Laura Pausini, perché fin da piccola studiavo le sue canzoni, poi c'è Zucchero, c'è Battisti, Giorgia, invece parlando invece internazionali, tantissimo Aretha Franklin, Whitney Houston, anche Amy Winehouse, ma anche artisti come del rock, come Elvis Presley, Phil Collins, tanti, 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 veramente tanti. Ad esempio, il mio band preferito sono gli Irlandesi di U2, anche perché mia madre è cresciuta, era adolescente, non c'erano gli anni 80, quindi sono cresciuta con le loro cassette, i Bon Jovi, adoro la musica anni 80. Credo che comunque questi artisti che mi appassionano e continuo ad ascoltare tuttora mi influenzino molto, sì, nei gusti musicali, come voglio scrivere. Sicuramente hai iniziato a cantare qualche cover di altri artisti, ma passare cosiddetta un po' alla coperta di Linus, non sai che cos'è il personaggio Linus, era un fumetto che portava dietro una sua copertina che lo rassicurava. Passare da cantare canzoni di altri ad incidere le proprie canzoni, secondo te il passaggio è semplice oppure effettivamente dà quel pensiero e dire ma io devo cantare le mie canzoni, però è stato un salto che è dovuto e necessario per farti crescere. Sì, è un salto che comunque io volevo fare da tanto tempo, perché sì, si sta bene come tu, con la copertina di Linus, cantando e interpretando canzoni di artisti che ami, però a un certo punto arriva il momento in cui vuoi tirar fuori quello che è dentro di te ed esprimerlo, e allora lì ci vuole prendere coraggio e affrontare il pubblico con un brano che è soltanto tuo, e non è facile, però è molto emozionante, quindi io non vedevo l'ora di farlo. Cantare al vivo sicuramente hai cantato, nonostante adesso il primo singolo. Qual è la sensazione che hai provato salendo sul palco? Provi tuttora, perché il palco è una quarta platea che si apre, però in fondo c'è un pubblico silenzioso iniziale e poi si anima, senti quell'energia, anche se poi sei concentrato sul brano, però l'energia che ti trasmettono, che poi tu ritrasmetti, qual è le tue sensazioni in quel momento? Quello scambio di energia è la parte più bella di questo lavoro. Io sul palco sono esattamente quello che vorrei essere nella vita reale, quindi do modo di esprimermi al 100%. Sono felice quando posso cantare, di esibirmi per qualcuno, perché questo secondo me è il mestiere più bello del mondo, perché tu intrattieni delle persone, gli regali delle emozioni, vedi anche appunto le emozioni scaturirsi nei loro visi, nei loro corpi. E quella è la cosa più bella in assoluto. Non è mai facile quando inizi appunto con un pubblico che giustamente a volte è un po' restio, silenzioso, però tu devi cercare sempre di fare il meglio per fare uno show come si deve ed essere pieno di quello che fai. Quindi per me ogni volta che mi esibisco, anche con la band con cui lavoro tuttora, la cover band, è sempre una bella emozione, mi entusiasma tanto, mi diverto e anche quando ci sono serate più ostiche cerco sempre di portare a casa un gran risultato, non solo per me, ma anche per il pubblico che ho là davanti. Quindi ogni volta è diverso, ogni volta l'emozione è diversa, l'energia che mi danno è diversa, però per me è impagabile, quindi a volte può essere spaventoso, ma bellissimo. Invece poi scendendo dal palco incontri le persone, oltre a farti complimenti, c'è qualche aneddoto che ti ricordi che comunque ti hanno fatto complimenti o qualche frase particolare che gli ha dato, ti dicono, mi hai dato quell'emozione, oppure comunque li vedi con quegli occhi rilassati o felici o anche tristi, perché in fondo la musica esprime ogni emozione. Beh, la cosa che ti dà più soddisfazione sicuramente è quella di vedere le persone comunque felici e anche se magari non ti fanno il complimento a fine serata, però magari ci passi vicino accanto e vedono con hanno una faccia piena, soddisfatta, comunque ti guardano, magari non hanno il coraggio di dirti qualcosa, altri invece ti fanno i complimenti.
Recentemente mi è capitato di fare un live all'interno all'Oroficeno, c'erano dei signori che erano turisti, quindi non li ho mai conosciuti, però sono venuti lì proprio a farmi a prodigarsi, farmi complimenti. Allora proprio, è bello anche parlare, sapere le loro storie, di come erano lì. I commenti comunque più belli sono riguardo alla voce e al fatto che comunque gli ho trasmesso qualcosa, soprattutto in qualche brano che magari loro amano, senza saperlo gli ho dato un'interpretazione degna e loro ne sono stati fieri. E questo, anche l'ultima serata che ho fatto lo stesso, comunque complimenti per l'interpretazione, per come mi muovevo, per la voce, che ho una gran voce, quindi quello fa sempre piacere. A questo punto parliamo del fatto che, a proposito, non, tu ami molto, cioè, abbiamo visto che c'è uno short, ma non c'è un videoclip in realtà. C'è intenzione di promuovere un videoclip anche dei prossimi brani, oppure questo rimarrà in short, per rendere un po' più accattivante questo brano? Allora, diciamo che comunque ci sono lavorazioni un po' di video. Adesso dobbiamo vedere un attimo bene come realizzarli, però per idea forse è questo, forse verrà qualcos'altro, però ecco, ci stiamo lavorando su anche queste cose grafiche. Comunque io e altri bei ragazzi ci lavoriamo, ci autoproduciamo, perciò facciamo il possibile. Però di reel ci puntiamo tanto, anche sui reel, Instagram o come tutti gli shorts, perché sono adesso forse i mezzi più interessanti per la musica. L'EP che uscirà ha già un titolo, ha già una copertina, usciranno singoli, i brani singolarmente ogni volta, oppure uscirà tutto un EP poi alla fine con questi quattro brani? Allora, l'EP sì, ha già una copertina, ha già un titolo, e il titolo è Attitude. L'idea sarebbe quella di far uscire un altro singolo e poi annunciare l'EP. Quindi ecco, lasciare gli altri due all'interno e così poi dopo poterli ascoltare tutti e quattro. A questo punto, progetti immediati e futuri, quali sono, oltre chiaramente a promuovere questo singolo, poi a portare in auge finalmente al pubblico anche l'EP? Fondamentalmente questo, sto lavorando comunque tanto su questo, sulla promozione ancora di idea e dell'altro singolo che arriverà e quindi che ho contenuti per questo, per l'EP intero e mi sto organizzando per cercare di portarli live veramente con magari una band di supporto i miei brani, che non vedo l'ora. Allora, a questo punto, tanto noi ci diamo appuntamento all'uscita dell'EP, così lo presenteremo alla grande. E a questo punto ci mancano due cose fondamentali: gli indirizzi dove poterti raggiungere. Chiaramente la battuta viene spontanea, non gli indirizzi di casa, ma chiaramente gli indirizzi, No. indirizzi social e i saluti finali. Certo, allora mi potete trovare su Facebook come Camilla Belletti oppure Instagram come Camille Bell. E anche su YouTube come Camibella, su TikTok come Camibella, questi sono tutti, sì, anche su Spotify ovviamente, e le varie piattaforme musicali mi trovate come artista Camibella, e perciò rimanete aggiornati perché oltre a Idea, a breve uscirà anche il prossimo singolo, l'EP. E per la data di uscita ci riaggiorniamo perché quella per sicurezza magari ci sentiamo e ve la comunico. E cos'era l'altra cosa? Cosa che mi avevi detto? Saluti finali. Ah, grazie a tutti di Sporticeno per avermi dato questo momento per poter parlare della mia musica. È stato molto bello questa intervista, quindi spero tanto di risentirvi e che apprezziate le mie canzoni, insomma. Sporticeno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare.
Piceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, un cuore di un campione. Ogni atleta ha una storia, ogni momento è emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Sante, sante,